Recanatese è semplicemente straripante. Non lasciatevi ingannare dal risultato finale perché il 2-0 non rispecchia quello che si è visto in campo. La supremazia dei giallorossi è stata totale, frutto di una squadra che sembra giocare quasi a memoria, tra l'altro sfoderando un gioco anche spettacolare. L'unico rilievo che si può fare è quello di non aver concretizzato che una minima parte delle occasioni create, ma una volta sbloccato il risultato tutti hanno avuto la percezione che il più era fatto. Inutile anche fare gradatorie di merito, è il collettivo che gira che è un piacere, quasi a prescindere dai suoi interpreti. Chiaramente nessuno si fa illusioni per aver battuto un onesto, generoso, ma nulla di più Vasto Girardi, ma sarebbe almeno auspicabile che attorno a questa squadra ci sia un pizzico di partecipazione in più, pur tessendo gli elogi ai presenti, proprio per il fatto che si può ammirare un calcio che di questi tempi ed in queste categorie è merce piuttosto rara. Giovanni Pagliari al microfono di Michele Raffa. Sì, sì, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto due gol soli però. Per me l'importante è creare l'occasione, l'importante è che c'è questo spirito, l'importante è che il gruppo risponda in una certa maniera e sono contento. Dopo, voglio dire, i gol si mangiano, anch'io ho fatto l'attaccante, ne mangiavo un po' di meno per essere sincero, se vogliamo essere proprio sinceri, però va bene così, sono contento dei ragazzi. Una mole di gioco, un carattere di una squadra che ha corso dal primo all'ultimo minuto senza pensare che mercoledì ci sarà un'altra partita. Ma no, adesso ci sono 3-4 giorni, adesso riposiamo domani, da lunedì pensiamo al secondo tempo con il Castelvomano, partita molto difficile perché poi tra l'altro loro daranno il 100% in 45 minuti, ma troverà una squadra pronta, che sta bene, che è consapevole, insomma, che sia una buona squadra. Ecco, questo è quello che volevamo noi. Quanto era importante tornare subito al successo dopo un pareggio che forse anche lì a Fiuggi stava stretto? Ma sai, ripeto, per me adesso è importante vedere le prestazioni, poi la classifica, queste cose qui si vedono a marzo-aprile, se stiamo ancora lì, bene, se no domenica a Fiuggi sì, è vero un pareggio, ma una prestazione superlativa con la prima in classifica, perciò non è che si può vincere tutte le domeniche, noi ce la mettiamo tutte per vincere tutte le domeniche, ma non è facile, l'importante, ripeto, la prestazione è quella su cui io mi baso, insomma, e perciò sono molto contento. Il canovaccio dell'incontro è chiaro sin dalle prime battute. Subito ha una grande chance il difensore, l'ex Pacciardi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione spedisce fuori da favorevolissima posizione. Poco dopo ci prova l'ispiratissimo Sbaffo dopo una combinazione con Senigalliesi, ma il suo destro viene deviato in corner dal portiere molisano. Spingono forti i padroni di casa, Somma recupera palla, Sbaffo crossa per Defendi che al volo di sinistro colpisce il palo, poi Minicucci non riesce a finalizzare. La rumba prosegue dopo un gol al 22esimo annullato a Sbaffo, bravo comunque ad avventarsi su una conclusione di Raparo e Di Stasio di piede a salvare su Quacquarelli servito ancora da Sbaffo. Al 40esimo cross di Raparo per Defendi, la palla finisce a Senigalliesi che con il sinistro serve l'assist a Minicucci che spara altissimo da ottima posizione. Grida vendetta lo 0-0 con il quale si va a riposo ma poco male perché la Recanatese passa al quarto della ripresa. Azione personale di Minicucci che salta l'avversario, serve Defendi che con il destro stavolta non perdona Di Stasio. È il sospiratissimo vantaggio che scuote finalmente gli ospiti. All'ottavo Alagia di sinistro dal limite colpisce la traversa, ma immediatamente dopo c'è un mezzo miracolo del portiere ospite su Senigalliesi che ci prova ancora al 12esimo senza successo. Si percepisce chiaramente che per chiudere i giochi manca davvero poco ed allora provvede Sbaffo che sfrutta al meglio un traversone di Senigalliesi per insaccare di testa. Il match si chiude su un tentativo dell'altro ex Guida che al 32esimo costringe Urbietis ad un difficile intervento in due tempi. Poi più nulla con i leopardiani a gestire e godersi questo successo, solo per poco però perché già domani si riprende in vista del completamento del match di Castelnuovo. L'analisi dell'allenatore ospite Prosperi. Mister Prosperi, un Vasto Girardi un po' sottotono però ha avuto anche qualche buona occasione per colpire e non ci è riuscito forse. No, probabilmente abbiamo visto due partite diverse, perché sottotono mi sembra riduttivo. Squadra che ha giocato contro una squadra forte, candidata a vincere. Primo tempo hanno avuto qualche occasione, ne abbiamo avuto una importante con Guida. Poi abbiamo preso gol, abbiamo avuto una traversa che forse lei non ha visto. E poi abbiamo
Attraverso che noi abbiamo attraverso un'occasione importante per una squadra la più giovane del campionato che è venuta a Recanati a giocarsi la partita con rispetto per l'avversario, ma cercando di dargli fastidio. Abbiamo preso la traversa, abbiamo preso il 2-0, abbiamo avuto occasioni per rimetterla in piedi. È normale che forse si dimentichi, noi siamo il Vasto Girardi, e siamo una realtà piccola che deve lottare e che secondo me ha fatto una buonissima partita, al netto del valore dell'avversario. Forse si aspettava qualcosa di più dal Trento offensivo, forse? No, il Trento offensivo ha fatto una grande fase difensiva, si è data da fare, ha creato occasioni, non abbiamo fatto gol, ma non sempre si riesce a fare 2-3 gol a partita, quindi ripeto, io dei ragazzi sono molto contento perché hanno affrontato la partita, non interpretata bene, anche con personalità, hanno messo a volte in difficoltà anche la Recanatese, quindi onore alla Recanatese che è un'ottima squadra, ma ripeto, credo che abbiamo visto due partite diverse. Cosa può dire questo Vasto Girardi al campionato? Che si deve salvare, all'ultima di campionato, all'ultimissima, dobbiamo lottare come stiamo facendo, e credo che il percorso che stiamo facendo è ottimo, dobbiamo continuare, dobbiamo lottare contro avversari molto più blasonati e molto più quotati di noi, ma lavoriamo e continuiamo così.